Grande fratello. Alfonso Signorini scioccato. È successo a Per Lavatiero dopo la vittoria. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. L'edizione di quest'anno del Grande Fratello si è conclusa con un finale sorprendente e ricco di emozioni. Unendo VIP e persone comuni, il reality ha creato un mix unico di partecipanti, culminando con la vittoria di Per Lavatiero, che ha battuto la favorita Beatrice Luzzi. Per Perla, questa edizione del Grande Fratello ha significato molto più di una semplice competizione. È stata l'occasione per riallacciare la sua relazione con Mirko Brunetti, interrottasi mesi prima a Temptation Island. Il percorso di Perla nella casa è stato intenso e ricco di momenti significativi, culminando con la sua vittoria, accolta con grande emozione sia da lei che da Alfonso Signorini e dallo stesso Mirko. Durante la finale, un momento particolarmente toccante si è verificato quando Perla ha incontrato Mirko nel Tugurio. L'abbraccio e le parole dolci scambiate tra i due hanno commosso non solo loro, ma anche i telespettatori a casa. Mirko ha espresso a Perla tutto il suo orgoglio, culminando in un bacio appassionato che ha raccolto l'emozione anche del conduttore Alfonso Signorini. La vittoria di Perla ha scatenato una valanga di reazioni sui social media, con molti utenti che hanno espresso il loro apprezzamento per il suo trionfo. Alcuni hanno sottolineato il ruolo della sua storia d'amore ritrovata con Mirko nel favorire la sua vittoria, un elemento che ha commosso il pubblico. Nonostante alcune voci contrarie, la maggior parte del pubblico sembra concordare con il risultato finale. Per Perla, la vittoria al Grande Fratello rappresenta una rinascita. Porta a casa non solo il ricco montepremi, ma anche l'amore di Mirko e il riconoscimento del pubblico. Un finale davvero straordinario per un'edizione del Grande Fratello che resterà nella memoria. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.